Kit per la terra in miniatura! Doraemon! Doraemon! E perché ti saresti vergognato per colpa mia? È stato così imbarazzante! Più nessuno al giorno d'oggi costruisce cose del genere! E io cosa c'entro? Scusa se te lo dico, ma questo è il massimo che una mente come la tua possa inventare. È inutile che cerchi scuse. Adesso devi aiutarmi a costruire qualcosa di grandioso per chiudere il becco a quegli antipatici dei miei compagni. Fermo! Non vale! Cosa credi di fare? Via le mani dalla tasca! Aiuto! Fermati! Ti faccio lì! Questo di cosa? Basta! Molla l'osso, quello non è un modellino come gli altri. È un vero pianeta con i suoi oceani, i continenti, gli animali e tutto il resto. Ma ci sei serio? Certo, è in miniatura, però non gli manca proprio niente. Su, dai, perché non lo costruiamo? Smettila di insistere. No. E poi prima devo presentarlo come si deve. In che senso? La Terra in miniatura! Sei contento adesso? In fondo ormai è una tradizione, no? Da questo momento potrai osservarlo mentre si trasforma in un vero globo terrestre. Bene, sei pronto ad assistere a un piccolo miracolo? Caspita, non vedo l'ora! Si comincia! Prima di tutto si stende il tappetino spaziale, poi si sparge la polvere nera pian piano, dopodiché quella bianca. E infine una spruzzatina di gas. E quindi per la luce è sufficiente la mia lampada solare. Abbiamo quasi finito. Ora bisogna spostare in avanti l'orologio spaziale. Ok, ci penso io. I pianeti si formano con la polvere e il gas presenti nello spazio. E il Sole gioca un ruolo fondamentale nella creazione. Sentiamo un po', che cosa pensi che succederà adesso? Le polvere e il gas cominciano a mescolarsi. Ed ecco il nostro pianeta! Ah, la mia Terra! La posso prendere? No, fermati! Non devi toccarla! Perché non posso? È mia, no? Se vuoi ustionarti, fa pure, ma ti avverto, è ancora infuocata! Dici sul serio? Allora non c'è nessuna creatura vivente! Verranno dopo, quando sarà fredda! Oh. Ragazzi, non vedo l'ora di raccontarlo agli altri! Anzi, lo faccio subito! Sì, pronto, sono su Neo. Ah, sei tu, ciao, Nobita. Cosa? Stai costruendo il pianeta Terra e vuoi farmelo vedere? Questa volta rimarrete a bocca aperta. Dai, vieni subito e porta anche Gian con te. Che cosa ne dici? Ci andiamo? Si sarà sbagliato, non è una Terra, una terrina. Giro la lancetta in senso orario. Tu che dici? Pensi che possa bastare? È passato un sacco di tempo, a vederla direi che ormai è fredda. Sarà meglio controllare con lo stroboscopio. Sì, giusto. Dunque, vediamo un po'. Oh, bene, i vulcani hanno cominciato a eruttare. Fammi vedere, spostati. Non ci posso credere. Caspita, ma è fantastico. Che meraviglia. Sta cominciando a piovere. Se non lo sai, è così che si formano gli oceani. Dici veramente? Sì, e vedrai cosa succede nell'acqua. Guarda, le prime forme di vita. Osserva come si moltiplicano rapidamente. Ecco, hai visto? Diventano sempre più complesse. E fra poco cominceranno a crescere le piante. Che bello, non vedo l'ora. Però come procede tutto in fretta? Con l'orologio spaziale un minuto equivale a 100 milioni di anni. Ma ci picchia, così tanto. E dall'inizio ne sono già passati quasi 4 miliardi. Che cosa? Di già? Sì, e guarda ora. Quella che vedi è la Terra di 500 milioni di anni fa. Siamo nell'era paleozoica. Ah, sì, paleozoica, l'ho sentita nominare. E ora spostiamo avanti l'orologio di 30 minuti, così arriviamo a 300 milioni di anni fa. Quelle che vedi volare sono le antenate della libellula. Caspiterina, chi l'avrebbe mai detto? Da questo momento vedrai un sacco di animali che fanno la loro apparizione. Uffa, perché già nessun Eo ci mettono tanto ad arrivare? Ehi ragazzi, come mai non siete venuti? Vi garantisco che la mia Terra in miniatura è vera.
Ma vai, tu pensi che ci crediamo? È una bugia, solo una bugia. Non sto mentendo. Ascoltate, se dico una bugia avrete la mia testa. E cosa ce ne facciamo di una zucca vuota? Già, a noi non serve. Che cosa vi costa? Venite a vederla, non ve ne pentirete. E dai! Magari più tardi, chissà. Addio! Ho capito. Così non vogliono darti nemmeno queste soddisfazioni. Non solo non vogliono venire, ma si rifiutano perfino di credermi. Di un po', a che punto siamo con la Terra? L'era paleozoica è ormai finita e stiamo entrando in quella mesozoica. Questa la conosco bene. Presto dovrebbero comparire i primi dinosauri. Wow, io adoro i dinosauri. Come mi piacerebbe essere lì per poterli vedere da vicino. Mi divertirei da morire. Ci tieni così tanto? Perché posso farlo? Basta togliere la lente dello osservoscopio ed ecco che si apre la porta. È un po' piccola, non ti pare? Oh! Non posso crederci. Stai camminando sulla terra che hai creato con le tue stesse mani. Quindi vuoi dire che questa pianta altissima, questa roccia e tutto il resto l'ho fatto io? Esatto, tu sei il creatore di questo paradiso. Urrà! L'ho fatto io! Ehi, guarda lassù! Anche quella specie di grosso pipistrello l'ho fatto io! È uno pterodattilo! Sì, anche quello l'hai fatto tu, Nobita! Ah, allora sei tutta opera mia, praticamente questa terra mi appartiene! Zitto. Che c'è? Via, via! Ma perché spingi? Ci picchia, per poco quel tirannosauro non ci scopriva. Ah, guarda che bello! Quello si chiama Brontosauro. Ragazzi, che spettacolo grandioso! Mi piacerebbe tanto che Suneo e Gian fossero qui con noi. Sono sicuro che non riuscirebbero a credere ai propri occhi. Già! Oh, che disastro! Chissà quante volte dovrò ripeterglielo ancora! Che impiastro! Lascia sempre tutto in giro. Che cos'è stato? Un terremoto? Sì. Dove vanno tutti quei dinosauri? Deve essere successo qualcosa. Lo senti anche tu? La terra sta per... del terremoto! Presto, torniamo a casa! Corri! Corri! Uscite da questa parte! Cosa che non va? Capisco, l'uscita dello osservoscopio non c'è più. Che cosa? Questo significa che siamo bloccati qui e che non possiamo tornare a casa. Non pensavo che fossi così perspicace. Bravo, stai migliorando. Chiudi il becco, Doraemon. Non puoi trascinarmi nei guai e poi dirmi che non posso più tornare a casa. Sono cose che non si fanno. Veramente, ti ricordo che sei stato tu a voler venire qui, non io. Tanto questa volta non mi scappi. Eccoti preso! Vieni qui! Ormai è finita! Non è vero, troveremo l'uscita, vedrai! Eccola! No! Sbrigati, rialzati! Doraemon, aiuto! Alzati, dai, muoviti presto! Forza, non manca molto ormai, ci siamo quasi! Ah,
siamo salvi! Oh. Grazie a te! Oh. Ehi, guarda la mia terra! Oh, che peccato, si è distrutta! È rimasta una sfera bruciacchiata. Ragazzi, cos'è stato tutto quel rumore? Ah, niente, mamma, niente. Ah, grazie al cielo. Vedi di rimettere in ordine qui dentro, capito? D'accordo. Nobita, siamo noi! Sei in casa? Tesoro, sono arrivati Gianni su Neo. Che cosa? Che iella proprio adesso? Non vale, però dovevano arrivare prima. Tanto se dovessimo scoprire che è una bugia... Se ne pentirà amaramente, puoi scommetterci. E questa per me sarebbe la terra in miniatura. Che cosa ti aspettavi da uno come Nobita? Tu fa quello che ti pare, ma io non intendo dare spiegazioni. Però mi vengono di quei nervi. Se non vale, non è fatto giusto.